Radio Radicale, siamo con Ernesto Auci, che come sapete è stato parlamentare due legislature fa, ma soprattutto è stato un giornalista, ha diretto il Sole 24 Ore. Con lui vogliamo parlare del governo. Allora, è preoccupato? Nel senso, un Berlusconi così, noi l'avevamo un po' visto anche all'inizio della scorsa legislatura, quando il centrodestra unito andò al Quirinale. Oggi mi sembra che sia, diciamo, molto più imprevedibile dell'epoca, perché lì si limitò a uno show all'uscita dell'incontro col Presidente della Repubblica. Però oggi, cioè domani, noi tutti quanti aspettano l'uscita dall'incontro col Capo dello Stato. Allora, che succede? Ho visto che ha fatto un'intervista stamattina per correggere un po' le sue posizioni di politica estera, in particolare sulla guerra ucraina, sulle colpe presunte di Zelensky, sul fatto che Putin, secondo lui, in fondo ha quasi ragione, insomma. Quindi ha corretto questa impostazione effettivamente non contraria agli interessi dell'Italia, oltre che al governo di Giorgia Meloni. Quindi io penso che nel complesso Berlusconi voglia far pesare il proprio ruolo. Non è vero, come dicono alcuni, che ormai è anziano, è fuori controllo, non capisce niente. No, invece capisce benissimo e ha trovato un modo per far pesare il proprio ruolo nella coalizione e quindi i propri voti. Certo. E questo è, però, secondo me, Giorgia Meloni tirerà dritto e lo metterà di fronte alla scelta se votare poi la fiducia o non votarla. Ecco, ma facendo così, anche se può essere interpretata come una grande mossa strategica di Berlusconi, non è che questo è diventato anche un fuoco amico per qualche aspirante ministro, per qualche, come il ministro degli esteri? Sì, ma questo è, diciamo, un effetto secondario delle sue cose. D'altra parte, lui i suoi uomini o donne non li considera mai veramente fino in fondo. Li usa, se gli fa comodo li porta al Ministero degli Esteri, se non gli fa comodo li butta giù e via, senza troppi problemi, insomma. Quindi adesso Tajani è una persona sul cui europeismo e atlantismo non si può certo, diciamo, dire nulla di strano. Quello che però conta è come farà un eventuale ministro degli esteri tipo Tajani a resistere all'eventuale bordato del suo capo partito. Certo. Sarà un po' in difficoltà, quantomeno, e mette in difficoltà l'intero governo in questo senso. Quindi la sua azione sarà meno, nel caso dovesse fare poi il ministro degli esteri, meno efficace in un momento in cui invece c'è un gran bisogno della capacità dell'Italia di tenere in piedi, no, l'Unione Europea, cercare di riformarla nella direzione del maggior federalismo, cercare di dargli un peso specifico anche nella guerra all'Ucraina, che è una guerra europea. Noi non possiamo solo affidarci agli Stati Uniti, anche se dobbiamo sempre ringraziarli, perché senza gli Stati Uniti noi già avremmo perso la guerra e quindi avremmo perso la capacità dell'Europa di essere un soggetto politico mondiale. Hai visto qualche nome che è uscito in queste ore che ti ha sorpreso nel Toto Ministri? No, direi che sono tutti... La sorpresa vera è l'aver affidato a Giorgetti il Ministero dell'Economia. Perché Giorgetti certamente è un esponente di spicco della Lega, anche se non mi pare va molto d'accordo con diciamo, Salvini. Però se va al governo andrà molto d'accordo con Salvini. Speriamo di no, perché il compito di Giorgetti è quello di rinviare, almeno a data da destinarsi, cioè a situazione migliore, le promesse elettorali che in particolare Salvini ha fatto, sia su flat tax che sulla pensione e quant'altro. È difficile che in questo momento noi ci possiamo permettere di fare
quelle riduzioni di tasse o regali sulle certo. pensioni, se non vogliamo affrontare il dramma diciamo, che ha affrontato la prima ministra inglese di fronte alla scelta di fare riduzione di tassi in deficit. I mercati in questo momento... In quasi piena recessione. I mercati non lo tollerano, quindi ci sarebbe una situazione veramente difficile dal punto di vista della gestione del nostro debito pubblico, con i tassi di interesse che schizzano in alto e quindi quel poco di vantaggio che avremmo eventuale sulla riduzione fiscale ce lo mangeremo tutto certo. sul lato degli interessi. Ecco, l'ultima cosa, è un errore da parte della Meloni mollare il Ministero dell'Economia? Nello schema della Prima Repubblica il partito di maggioranza relativa se lo prendeva, o almeno erano spacchettati, però il bilancio se lo prendevano quasi sempre loro. Allora, è giusto? Non voglio essere malizioso, ma io penso che ha voluto affidare a un esponente della Lega quel ministero delicato proprio perché così se lo vedano all'interno della Lega quali saranno le beghe vere del prossimo, dell'immediato futuro. Insomma. Ah, interessante, non ci avevo pensato, non c'ero arrivato. Va bene. Potrebbe essere malizioso, però forse è così. Grazie tante come sempre a Ernesto Ausci.